Buongiorno, sono Laura Zancola, sono una psicologa del consultorio e non avrò delle slide, vi leggo un intervento che ho scritto che si inserisce un po' in questo filone rispetto agli interventi delle colleghe che mi hanno preceduto, e perché ritengo che lo spazio consultoriale, quello del consultorio familiare, sia uno spazio privilegiato in un certo senso, che ci consente di riflettere in modo particolare sul tema odierno. Inizio un po' ripercorrendo idealmente i due interventi della collega Vanto e Cortese, riprendendo sia alcuni aspetti storici che alcuni aspetti più sociali e del nostro lavoro clinico. Il consultorio come istituzione pubblica è sorta con delle finalità, quelle che vi spiegava precedentemente Vanto con le varie normative. Evidenzia soprattutto come l'esperienza della genitorialità viene vissuta oggi in modo diverso e per certi aspetti nuovo, in quanto nell'epoca contemporanea distinguiamo l'esercizio della sessualità da quello della procreazione. Questo emergeva bene proprio nella normativa originaria. Un tempo nel matrimonio sessualità e fecondità coincidevano sin dal primo momento e la sterilità o l'assenza di figli era ritenuta una condanna, una malattia, un'ombra sul valore dell'uomo. I figli, anche nel diritto, erano tali in quanto davano valore al patrimonio paterno e in quanto tali erano considerati anche dal diritto alla stregua di oggetti. I figli trovavano così, all'epoca, la loro collocazione nella scena familiare, con un destino già preconfezionato per loro. Così come trovava collocazione chiara, allo stesso modo, anche la donna, che assumeva il suo posto nella famiglia in quanto madre, votata e deputata alla procreazione e alla cura dei figli. Solo con la più moderna rivoluzione culturale e sociale, che ha coinvolto le nostre società contemporanee occidentali, come la rivoluzione nel campo del diritto di famiglia, i figli sono divenuti essi stessi soggetti, soggetti di diritto e in quanto tali non più oggetti del patrimonio paterno, bensì soggetti desiderati e non più oggetti dovuti. Parallelamente, il cambiamento nel campo dei diritti soggettivi delle donne, con l'acquisizione della libertà sessuale e sociale, ha sovvertito l'immagine della donna, come unicamente votata alla procreazione, aprendo così a nuovi scenari familiari e a nuove figure della maternità. La conquista di una libertà sessuale, sociale, personale, comporta sempre una corrispondente acquisizione di responsabilità. Difatti, nell'epoca moderna, donne e uomini possono decidere se e quando diventare genitori e di questo lo spazio ovviamente del consultorio ne è la rappresentazione sociale e pubblica. Il consultorio è un luogo deputato per legge a fornire informazioni e assistenza rispetto ai temi della sessualità, della procreazione consapevole e della genitorialità. La genitorialità assume dunque un valore sociale, pubblico, condiviso. Non è più un fatto privato, biologico, naturale. In questo senso, il mettere al mondo un figlio è divenuto un atto genitoriale, una scelta etica del soggetto, sottraendo questo evento alla pura legge biologica del momento fecondativo. Non è più tutto lì. E rendendolo un atto responsabile. Le coppie contemporanee vogliono regolare in autonomia la loro fertilità, è un loro diritto, e lo ritengono un dovere per garantire a se stessi e al bambino le migliori condizioni ritenute possibili. Tuttavia, assistiamo oggi nella nostra società a una focalizzazione forse eccessiva sull'enfasi del momento della scelta. Si attende la stabilità economica, la stabilità lavorativa, la stabilità abitativa, la stabilità del rapporto. Attesa a volte che rischia di mettere a tacere un desiderio inconscio, razionalizzando in maniera eccessiva un momento generativo che viene procrastinato nel tempo alla ricerca di un mitico momento migliore, il momento giusto. E questo momento della scelta, della genitorialità, uno dei momenti in cui le donne giungono nel nostro consultorio, in particolare alla consultazione con lo psicologo, quando ad esempio accade qualcosa, quando qualcosa sfugge al loro progetto conscio
e il desiderio inconscio di maternità scavalca le leggi governabili della scienza o del controllo consapevole, manifestandosi con gravidanze inaspettate e casuali. Ma dal punto di vista dell'inconscio, la procreazione non è mai casuale. Ciò che sembra accidentale è in realtà l'espressione di un desiderio diverso, la sua irruzione sulla scena del mondo del soggetto. Giorgia è una giovane paziente che ho in trattamento in quanto un recente lutto ha risvegliato in lei antichi sentimenti di angoscia associati ad un forte sentimento di colpa per un'interruzione volontaria di gravidanza eseguita 10 anni fa, quando aveva 17 anni. All'epoca, nonostante il suo desiderio di procedere con la gravidanza in corso, decise di interrompere, in quanto la madre le disse che non ne sarebbe stata capace, come non lo era in molte altre cose per lei. Giorgia convive da un paio d'anni con il suo fidanzato, progettano una famiglia assieme, dopo che lui si sarà stabilizzato con il lavoro. Per questo assume la pillola anticoncezionale con regolarità. Di recente i due hanno adottato un cane da un canile cittadino e Giorgia se ne prende cura in modo amorevole. Inoltre, da pochi mesi, Giorgia ha vinto un concorso e svolge il suo lavoro di assistenza con passione e riconoscimento da parte di colleghi e pazienti. Dopo un breve periodo di lavoro clinico con Giorgia, attorno al discorso materno e al suo essere capace, è stato possibile per lei sganciarsi dai significanti materni dell'incapacità, tanto che la giovane donna giunge di recente in seduta comunicando di essere in gravidanza, in modo per lei del tutto inaspettato, ma di esserne felice. Sul versante opposto accogliamo dai nostri spazi consultoriali le donne che, pur enunciando fortemente il desiderio di un figlio, soffrono per la mancata procreazione e, pur ricorrendo alle diverse tecniche di fecondazione medicalmente assistita per la ricerca del figlio desiderato, si scontrano con l'impossibilità generativa del loro corpo. È il caso di Barbara, che porta la propria sofferenza per i numerosi aborti spontanei avuti nel corso degli ultimi 10 anni e per l'impossibilità di portare a termine le gravidanze nonostante l'assenza di una chiara patologia medica conclamata. Il suo discorso ben presto si sposta dalla dimensione sanitaria e dalla rivendicazione del figlio alla narrazione del proprio romanzo familiare, che la colloca da sempre nel luogo della madre del proprio fratello minore, uomo ormai di 30 anni, dedito all'abuso alcolico e di cui lei si ritiene totalmente responsabile. Solo facendo emergere la responsabilità soggettiva nel destinare lo spazio simbolico del figlio al fratello è stato possibile per Barbara sganciarsi dalla posizione ricoperta per aprirsi alla possibilità generativa di un figlio, nel suo caso una bambina, all'interno del nucleo familiare da lei composto con il marito. Oltre alle questioni legate al tema della scelta della maternità, che riguardano le pazienti come Giorgia o come Barbara, la maggior parte del nostro lavoro clinico è dedicato alle donne che varcano la porta del consultorio da neomamme e verso cui poniamo particolare attenzione, ascoltando le loro domande, le loro parole, il loro sguardo sul bambino. La maggior parte delle figure materne che varcano la soglia dello psicologo del consultorio sono neomamme angosciate, che non sempre manifestano una psicopatologia conclamata e manifesta a livello fenomenico, come ad esempio un'evidente depressione postparto. La maggior parte delle volte ci troviamo davanti a figure materne con un disagio diverso, diffuso, ma non per questo meno importante. Chiedono che qualcuno, meglio se uno specialista, prescriva loro una serie di comportamenti adeguati da tenere rispetto ai momenti più angoscianti per loro, tipicamente quelli del pasto o del sonno del bambino. L'alternanza tra i movimenti di alienazione e separazione tipica della dimensione vitale di ogni essere umano emerge con tutta la difficoltà in alcune madri contemporanee in questi due particolari momenti della relazione con il bambino. L'angoscia da loro portata chiede di essere sedata subito. Chiedono di essere tranquillizzate in modo immediato sulle presunte insufficienze o deviazioni del piccolo rispetto alla norma, rispetto a un ideale di sviluppo che loro hanno in mente. Cresce bene, mangia abbastanza, dorme in modo corretto.
Norme fissate da opuscoli divulgativi, libri ed esperti del settore, comprese le nostre stesse figure sanitarie. E questa una dimensione ambivalente su cui volevo riflettere con voi, in cui l'istituzione stessa si pone nei confronti delle neomamme. Da un lato fornisce necessariamente un sapere universale, standardizzato, dettato dalle linee guida a cui accennavano le colleghe, a livello nazionale e non solo, anche internazionale, atte a promuovere la salute e il benessere psicofisico del singolo soggetto. Dall'altra parte però sosteniamo la necessità di declinare questo sapere universale nel particolare di quel singolo soggetto, di quella singola coppia mamma-bambino, o meglio, appunto, nella coppia che spesso varca nei primi giorni le nostre soglie, la mamma con il neonato in braccio. Se nel lavoro consultoriale con i percorsi di promozione alla salute e di informazioni che vi spiegavano le colleghe, abbiamo dei mandati precisi, ci indicano di trattare alcune tematiche, come la questione dell'allattamento, giustamente, secondo linee guida specifiche, dobbiamo essere consapevoli dell'impatto che queste modalità possono avere sui singoli soggetti, che successivamente tenderanno ad affidarsi dunque alle diverse figure professionali alla ricerca di un'altra linea guida, una linea che le guidi nella relazione con il loro bambino. L'arrivo di questo bambino reale pone le neomamme davanti all'ingovernabile del corpo del figlio, un bambino alieno, enigmatico, sconosciuto. Se in un primo tempo la nostra istituzione si è presentata come ricca di sapere, come un altro pieno, direbbe Lacan, ecco che ora, nel tempo della scoperta della genitorialità, è a questo sapere che le madri mirano con le loro richieste. Un sapere che si faccia garante delle loro azioni, garante delle loro scelte, un sapere che governi attraverso una risposta universale questo particolare soggetto che è il neonato. Ma ogni neonato, ogni bambino, lo sappiamo, si sottrae alle tabelle precostituite, si sottrae alle attese nei suoi confronti e cerca un modo per imporsi al mondo, con una presenza particolare. E a questa presenza particolare del bambino, del neonato, che cerca di dire sono io, e alla presenza materna incarnata dall'eccomi, che dicono le mamme, che il nostro lavoro istituzionale tenta di mirare, facendo un salto carpiato, facendo un viraggio dalla posizione di attenzione per l'universale verso una posizione di ascolto del particolare, di un secondo tempo del lavoro, identificabile ad esempio, pensando ai percorsi descritti da Cortese, al punto di accoglienza mamma-bambino, che è un punto unico, dedicato, individuale, ai percorsi di home visiting, che tengono le ostetriche, ai percorsi più prettamente psicologici di tipo individuale. E in questo momento di incontro con il bambino reale, che le madri giungono in consultorio, per richiedere che cosa? Questa è un'altra questione, uno sguardo. Uno sguardo dell'esperto, uno sguardo che possa rispondere loro rispetto a questa normalità del figlio e dei suoi comportamenti. D'altronde, mi è venuto in mente, che da sempre, fin dalla gestazione, il bambino contemporaneo è stato oggetto di uno sguardo dell'altro istituzionale. Dalle misurazioni millimetriche delle ecografie, alle immagini tridimensionali delle ecografie contemporanee di ultima generazione, alle misurazioni e analisi che si susseguono nell'immediato postpartum. Dobbiamo avere la consapevolezza di come questo sguardo incida sui soggetti, in particolar modo sullo sguardo che a loro volta avranno le madri verso quel bambino. Come il bambino si riconosce inizialmente nello sguardo materno, così anche le madri provano a riconoscersi come tali nello sguardo altrui. Ma nella società contemporanea, il cui legame sociale è frammentato e liquido, l'altro a cui riferirsi è spesso quello dell'esperto, dell'altro pieno, dell'altro garante che rimandi loro un'immagine di perfezione, di competenza e di controllo. La psicanalisi ci insegna però che l'altro non è mai pieno, non c'è garanzia, e che se nel lavoro noi rispondiamo sempre ricomprendo questo altro pieno, non lasciamo posto alla verità più intima del soggetto. Penso al caso di Tania, giovane madre sola di un bambino di quasi un anno, non desiderato, che giunge angosciatissima per il pianto inconsolabile del figlio. È un pianto per lei insostenibile,
giunge allo spazio di accoglienza del consultorio chiedendo di poter far vedere il figlio a uno psicologo, in quanto ritiene che il piccolo abbia qualcosa che non va e che se così fosse io lo terrei ugualmente. Che altro potrei fare? Nel brevissimo tempo di consultazione che Tania mi concede, emerge una storia di forte deprivazione della sua famiglia d'origine, che è stata con lei fortemente espulsiva e con cui da anni Tania non ha più contatti. Nel tentativo iniziale di aprire un luogo possibile di lavoro con lei, Tania trova uno specialista esterno ed in esso trova una risposta alle sue preoccupazioni, una risposta di un altro pieno che tappa con un farmaco il grido del bambino, dando alla giovane madre la risposta da lei ricercata e provocandone la fuoriuscita immediata dal circuito consultoriale, lasciando in realtà inascoltata la sua vera domanda. Concludo un po' questo mio breve frammento, perché come Tania, Barbara, Giorgia, ci sono tante altre figure di maternità che oggi non vi ho portato, ponendo questo accento nuovamente sulla particolarità che caratterizza il lavoro del consultorio, questo continuo tentativo di tenere in tensione, che già è stato detto, l'aspetto universale che necessariamente caratterizza le istituzioni sanitarie pubbliche, con l'attenzione al particolare, al fine di poter accompagnare mamme come Giorgia, Barbara, Tania e molte altre nel difficile percorso di costruzione del legame col loro bambino. Ritengo che questo, nell'epoca contemporanea, sia una delle sfide centrali: sostenere la costruzione di legami possibili lì dove la contemporaneità ci dimostra che in realtà il legame è molto fragile e dissolvente. Grazie.